Un cumulo di residui in legno di lavorazione e una pala meccanica industriale sono stati distrutti in seguito a un incendio avvenuto poco dopo mezzogiorno di oggi in località Cammagra, zona di campagna al confine tra i comuni di Carrè e Zuliano, frazione di Centrale. L'allarme è stato raccolto dalla squadra operativa dei vigili del fuoco di Schio. In tutto 5 operatori. Grazie alla schiuma sparata sulle fiamme si è potuto avere ragione del problema in pochi minuti, nonostante il materiale diciffato in legno costituisse un combustibile ad alto indice di infiammabilità. Gravi danni al macchinario per alcune migliaia di euro, inservibile il cumulo di legno in scaglie. Le cause di probabile natura elettromeccanica sono al vaglio dei vigili del fuoco, saranno oggetto di comparazione con un incidente analogo accaduto poco più di un anno fa, sempre nel sito di Camagra. Quel giorno di fine estate, ai primi di settembre, un altro macchinario, infatti, venne divorato da un incendio.